Ed eccoci per un nuovo appuntamento di giochi orrendi e dove trovarli ma non giocarli, piuttosto bruciarli. Benvenuti su Watchmojo Italia, oggi vediamo una top dei giochi più brutti però per PlayStation. Solitamente si va per modelli di console, quindi in questo caso concentriamoci in particolare sulla Play 2. L'avete giocati o no? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere qua sotto se vorreste dimenticare quell'esperienza o meno. Condividete il video se vi piace, fate un salto sul mio Instagram che trovate qui sotto, lasciatemi un seguito e andiamo. Alla numero 5 abbiamo Army Men Green Rog, dello studio 3DO, che all'epoca, quando iniziò la serie, divenne leggendario, perché effettivamente dei giochi su dei soldatini giocattolo che devono massacrarsi sono divertenti come concept. Peccato che, sapete, fare 13 giochi in 3 anni può forse portare a un minimo di saturazione di idee di gameplay, forse. E questo Green Rog, che era il 13esimo appunto, fu un capolavoro della monnezza come pochi. Animazioni pazzesche, giravi il busto del soldatino Omega e i piedi continuavano ad andare dritti da soli. La conta poligonale era in numero uguale a quello dei neuroni accesi degli sviluppatori. Potevi solo andare dritto premendo un tasto per 3-4 ore, il sonoro si sovrapponeva e soprattutto uno dei doppiaggi in italiano più leggendari di sempre. A parte la ragazza che annunciava l'inizio delle missioni in questa maniera, che era una cosa incredibile, le voci degli altri soldatini mentre li uccide. Come fermare questo tizio? Ho il deposito di me. Alla numero 4, Beverly Hills Cop. C'è un motivo se i giochi tratti dai film si sono fatti il nome che hanno oggi. Basato sul film con Eddie Murphy. Avete presente, immagino, che faccia abbia Eddie Murphy, no? Esatto, ricordate bene, proprio questa. Non è vero? Guardatelo, è uguale. Due gocce d'acqua, non è che non avessero i diritti, tutto il contrario, anzi. E calandoci nei panni del nostro Eddie Murphy, appena uscito da un'operazione di ricostruzione facciale dopo un'ustione di terzo grado, il gioco si esibiva in uno dei gameplay più aberranti di sempre, nel quale spiccava la mitica meccanica dell'accovacciarsi per non essere mai colpiti, perché l'IA nemica non era progettata per guardare a terra e sparare verso il basso. Alla numero 3, Fight Club, tratto dal film, anche qui l'unica cosa però per la quale invece a sto giro avevano i diritti quelli dello studio Genuine Games, era il titolo del film, ma siccome era un picchiaduro c'era bisogno di un folto cast di personaggi, non avendo la possibilità di metterci Brad Pitt e Edward Norton, ci misero tutti gli altri, ossia il gruppo di senza nome che si vede nello scantinato nella scena leggendaria quando c'è il Brad che fa botte. Il risultato è un generico gruppo di tizi con le fattezze da gruppo di tizi generico a tizio B, tizio C, tutti a torso nudo con cui menarti. Rincuorante il fatto che probabilmente anche se avessero avuto i diritti sul Brad e Norton sarebbero comunque somigliati a tizio D e tizio E, quindi poco male. Però c'è Fred Durst, il cantante dei Limp Bizkit. Su una scala di voto da 1 a 10, questa aggiunta di sicuro fa passare il gioco da meno 10 a meno 47. Alla numero 2, Catwoman. Cosa puoi fare di uno dei film più brutti di sempre? Lasciarlo stare per esempio? No, un videogioco. Più brutto del materiale di partenza non è possibile comunque. Forse. È una bella lotta decidere a quale dei due prodotti vada il premio, ma almeno nel film c'è Halle Berry, che quantomeno è Halle Berry. Nel gioco si comanda invece una specie di rana vestita BDSM, a giudicare dalle animazioni da antologia. Fluide come un solido, la totale assenza di una colonna sonora in quasi tutti i momenti del gioco lo rende ricco, pur essendo solo te uno schermo, di un gran numero di silenzi imbarazzanti, quelli da ascensore. Well. Aren't you the pick of the litter? Alla numero 1, Charlie's Angels. Anche qui, gioco tratto da un film. Notate forse un trend? Altro tie-in che però non ha minimamente idea nemmeno di quale sia il materiale di partenza. Però stavolta pare fatto da un team di marketing che non ha visto il film e non sa neanche che cosa siano questi videogames di cui si parla tanto, signora mia, nel 2003. L'importante, siccome però pareva che andasse tanto questa Lara Croft, perché in particolare gnocca, allora per far giocare tutti i nostri giocatori, senza ragione, anche tutte le Charlie's Angels si picchieranno in bikini su una spiaggia. Involontariamente precursore, bisogna dire, di robe come Dead or Alive, Beach Volley, culi, tette, e la loro unica mossa è una piroetta che serve per dare pugni, ma in realtà serve per far vedere meglio sia il culo che le tette. Fico. E alla più uno special Terminator, le macchine ribelli. Sì, non vogliono giocare con te. Fosse così una rivolta delle macchine, penso sarebbe la rivoluzione più breve di sempre. Le macchine si arrabbiano, prendono le armi e in nome di Skynet
restano fermi a guardarsi attorno mentre te gli spari. Ad accompagnare una deficienza artificiale di fattura in vero pregevole, come suddetta, un comparto tecnico che è più un parto tecnico, una sofferenza immonda tutta raccolta dal personaggio dello Schwarzi, che quantomeno però, volendo trovare una nota meno che dolente, somiglia vagamente un pochino al nostro. Sarà perché gli occhiali da sole comunque gli coprono mezza faccia. In tutto questo però c'era un'alta devastabilità degli ambienti di gioco, che serviva a non farti devastare gli ambienti al di fuori del gioco, cosa della quale certamente avevi molto voglia, mettendo mano sul suddetto, definiamolo gioco forse. Bene, spero che abbiate gradito questa sequela di orrori e ci vediamo domani per un altro video, gente.